I referenti molisani del Movimento 5 Stelle tornano alla carica contro il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, e chiedono di nuovo la sua rimozione. Stavolta i pentastellati prendono spunto dal report del nucleo di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi in ambito sanitario per il biennio 2020-2021. Sotto la lente in particolare l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda sanitaria. Il nucleo di valutazione, spiegano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ha evidenziato il mancato contenimento della spesa farmaceutica, la mancata sottoscrizione dei contratti con i privati accreditati su tutti i punti cardine. Insomma, l'operato del direttore generale è stato giudicato al di sotto della sufficienza, fissata dal nucleo di valutazione al 60%. In un quadro più generale ha collezionato più giudizi negativi che positivi. Nel 2020, a causa della pandemia, lo stesso manager aveva chiesto la rimodulazione degli obiettivi da portare a compimento, ma la Giunta regionale non ha risposto all'istanza. I pentastellati accendono un faro quindi sui conti del bilancio previsionale dell'ASREM, documento che per il 2023 prevede una perdita di 65 milioni di euro, col disavanzo in aumento del 62%. Situazione questa che aggrava lo stato di un comparto, quello sanitario appunto, che sta determinando disagi per gli utenti, sempre più spesso costretti ad andare fuori regione, per gli operatori, sempre di meno in servizio con turni massacranti, per le associazioni che gestiscono il trasporto della rete 118 ancora in fibrillazione. La fotografia è a dir poco allarmante, scrivono ancora i 5 Stelle. La sanità molisana meriterebbe un cambio di passo deciso a partire dalla governance. Su questa vicenda attendiamo che si pronunci anche la conferenza dei sindaci. Il parere di questo organismo, seppur non vincolante, assumerebbe un enorme significato.